Gira la ruota e gira la ruota e. Uè, ciao, bentornati con la ruota della fortuna. Una serie randomizer Nuzlocke di come ne avete viste 5 miliardi solo negli ultimi mesi, però questa ha la ruota, quindi è diversa, hai capito? E abbiamo una palestra da fare, quindi andiamo. Come non detto. Vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri. Gli ideali di Pokémon sono i Pokémon, le verità nella natura dell'allenatore. E il futuro che i Pokémon possono diventare liberi. No, questo non mi fa bene. Immagino se mettessero N che parla così velocemente, tipo a fare quello che sta ai call center e ti fa attivare le varie promozioni o gli abbonamenti. Praticamente gli anziani gli direbbero sì solo per levarselo di mezzo, per trovarsi 5.000 euro in bolletta 2 mesi dopo. Fantastico. E questa è la lore di Pokémon Nero che non conoscevi. Benvenuti! E vai, sono riuscito a trovare un altro modo per dirlo. Ehi, ma guarda che Pokémon ci manda contro N. Porca miseria, come l'hai catturato quel Regigigas? Gli hai fatto una testa tanta, parlando sempre lento inizio, poi è l'abilità perfetta per un Pokémon di N. Lento inizio. I like to make myself believe the planet Earth turns slowly. Non l'hai ucciso! I'm asleep. Ammazza questo Regigigas. Sì. Ragazzi, sfida epica XD. Un Pokémon fuoco, cioè il mio Sligma contro un Scizor. Ce la può fare? Ah! Ehi! Generatore V! Che sta per vattene subito a fare in. Oh, l'ho ucciso! Allora è vero che il generatore P sta per quello. E adesso N non solo ha problemi a parlare normalmente, ma anche il Ligma. Uè, Cirillo, il vice. Si chiama Cirillo. Scusate, devo far uscire il ragazzino di quinta elementare che è in me e sfotterlo per il nome. Ma quindi quello è lo scheletro di un Dragonite, no? Che come vedete ha una bella cassa toracica pronunciata. Vuol dire che Dragonite non ha tipo la panciona perché è grassottello. Che bello, il primo essere vivente che può usare la scusa di ma ho le ossa grandi. Io, ad esempio, non la posso usare. Quindi praticamente abbiamo museo e palestra nello stesso edificio. Cos'è? Il comune non ha sganciato abbastanza soldi, abbastanza fondi per costruire un'altra infrastruttura? Eh? Ma che governo abbiamo, eh? Che governo abbiamo? Salvini e Di Maio out! Oh, porca miseria, ma questo adescatore è sempre qui? Sì, l'ho detto, adescatore. Mi regala pure l'acqua? Manca solamente il fazzoletto e il cloroformio. Penso di poter aggiungere qualcosa di mio a questo museo e alla sua collezione. L'unico esemplare di Pokémon affetto dal Ligma. E ora lo farò conoscere a tutti i partecipanti di questa palestra. A cominciare da te, bambino! Spero che ti abbiano vaccinato, bambino, perché dal Ligma senza il vaccino è un po' dura guarire. E conoscendo i tempi moderni, non è poi così scontato che tu sia stato vaccinato, eh? Mannaggia loro, mannaggia. Questo video è iniziato da tipo 2 minuti e ho parlato di politica, di vaccini, di infrastrutture comunali. Cioè, ragazzi, ma che cavolo sta succedendo? Ma che libro è Buongiorno, amico Pokémon? Che cavolo l'ha scritto? Un allenatore di 40 anni? È la storia del primo incontro tra un bambino e un Pokémon. A fianco del bimbo c'è un piccolo Pokémon dalla pelliccia marrone. Non è che è un furry travestito? Corre con il fuoco in corpo e mettendo fumo dal capo. Io quando mangio i peperoni a cena! Ah, è una locomotiva! Oh no, mi sono beccato un oltraggio dritto in faccia e sono rimasto con 6 PS! Porca miseria! Vuoi leggere il libro La struttura delle locomotive? No! È andato tutto liscio fino a qui? Ora passiamo all'ultima domanda. Basta! Basta! Se volevo rispondere a delle domande, mi scaricavo il gioco di chi vuole essere milionario del GBA. Cioè, ma guardate che spettacolo di grafica quando si sposta la libreria! Cioè, adesso ci sono anche i libri che cadono! Guardate i libri! Guardate i libri! Guardate i libri! Oh mio Dio, queste cose mi fanno sentire. Oh. È arrivato il momento di spinnare anche per questa seconda lotta in palestra. Come vedete, negli spicchi ci sono i numeri 1, 2, 3, 4, 1 e 2, 3 e 4. Lo spicchio che uscirà andrà a indicare il numero del Pokémon, secondo l'ordine del mio team, che non potrò usare contro Aloe. Se uscirà 1 e 2 non potrò usare il primo e il secondo Pokémon, 3 e 4 il terzo e il quarto. Quindi speriamo che mi esca solo un numero singolo, perché non usare due Pokémon su 4 sarebbe problematico. E come vedete non ho messo l'opzione per usarli tutti perché voglio almeno togliermene uno. Dai, almeno uno. E si spinna. Ti prego, toglimene uno solo, ti prego. Il numero 3. Il numero 3 è Owl City. Non posso usare Owl City. Va bene, va bene. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo che non abbia leggendari. E il primo è un Tauros.
E la cosa mi fa abbastanza ridere, perché capopalestra di tipo normale, randomizzata, ha comunque un Pokémon normale. Grazie Randomizer. Grazie mille. Tra l'altro prepotenza mi fa calare anche l'attacco, la statistica migliore di Dradigon. Andiamo a fare un Dragodanza, va? Recuperiamo questo più uno in attacco. Forza segreta. Aia. Balla, 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 balla Dradigon, balla! Facciamogli fare un'altra Dragodanza, dai, così almeno andiamo a più uno. Dato che con la prima mi sa che abbiamo solo ristabilito. Balla, balla per il tuo padrone. No, Dio, che cosa brutta da dire. Scusa, Dradigon. E ora Dragofuria time. Rip Tauros. Secondo Pokémon, ti prego. Heracross. Da notare che sono due Pokémon senza evoluzioni e pre-evoluzioni. Ripeto, grazie Randomizer. No, non cambiamo Pokémon. Anche se ho 33 PS, quindi... non lo so, non lo so. Dai, vediamo se ce la faccio. Vediamo se sono più veloce intanto. Dragofuria. Sono più veloce. Colpisci. Bam. Yes! Yes! Volevi farmi calare l'attacco, con prepotenza. I prepotenti non vanno mai da nessuna parte. Tranne me. Io sono prepotente e ti ho fatto anche il culo. Medaglia base. Che poi questo tipo dovrebbe essere sua moglie e la chiama Mami. Sto cringiando tantissimo. Mi rivolgo a tutti i maschietti che mi stanno guardando. Non permettete mai a vostra moglie di ridurvi così un giorno, avete capito? Al massimo è lei a dovervi chiamare papi, non il contrario. Ma perché dico ste stronzate? Attenzione, per la prima volta il museo ha al suo interno più di 5 persone. No, stavo scherzando, Aloe. Il tuo museo è bellissimo e tutti vorrebbero venirci. Bravo Cirillo, manda avanti la donna e tu rimani lì. Proprio sei il marito dell'anno, Cirillo. No, stavo scherzando, Cirillo, fai schifo. Come puoi mandare tua moglie davanti e rimanere lì? Sei una femminuccia. Cioè, guarda, è arrivato persino il terzo capopalestra che è più femminuccia delle femminucce. Però lui ci sta aiutando. Cioè, sta arrivando persino Belle e Cirillo non è venuto. Hashtag nei commenti, saveci. Vabbè, okay, allora, ragazzi, siamo troppi, qui. Siamo veramente troppi adesso. Ah, ma ci sparpagliamo di già. Non deve arrivare anche nostra madre, la professoressa Aralia, il professor Occhio, il professor Rowan, Green, Silver, Blue, Gold... No, siamo a posto in 5, siamo a posto? Oh yes, verso il bosco girandola! Queste ragazzi sono le allenatrici migliori di sempre. Dopo la lotta ti curano. Cioè sono delle donne che vengono a curarti in mezzo alla strada. Non mi avete mai sentito dirlo al di fuori di un centro Pokémon, ma dato che il gioco ce lo consente... Curami, donna! Che bello, in mezzo al percorso. E ovviamente qui nel bosco possiamo fare una cattura. Non so se farla fuori o dentro al bosco. Stunfisk, non provare mai più a fottere con me, hai capito? Io e il mio 1 PS ti diciamo... Au revoir. È da notare che intanto non esce neanche un selvatico. Che bello. Qualcuno qui vuole fare uccello contro uccello. No, no, non intendevo quello, ok? Qualcuno vuole continuare a fare uccello... Basta! Ragazzi, guardate come si chiama questa ragazza. Alia! Mi piace resuscitare le meme morte. Te l'ho già detto che tu sei l'allenatrice più fantastica che ci sia al mondo. Curami, muoviti! Si entra nel bosco girandola. Oh sì, sai cosa c'è? C'è una girandola che... vibra intorno a me. Se non si ferma c'è un perché. Continua tu, Artemisio. Perché soffiamo insieme. Papparappa, papparappa. Quanto cavolo mi piacciono i Cesaroni. Guarda chi c'è. Non dovresti girare nel bosco di notte, che lì ci sono pure due bambine. Non ti vergogni? Ho capito, mi sfida in una lotta Pokémon. I Pokémon sono la risposta a tutto in questo mondo, vero? In effetti sì. E mi manda Deoxys! Che bello! In effetti mi sentivo un po' troppo a mio agio in questo episodio. Se comunque la dovete finire con sti leggendari perché mi avete rotto le scatole. Cioè, io ti voglio proprio bene, lo sai? Ti voglio bene, ma un bene dell'anima, allenatrice. Davvero, cioè, che mi curi sempre, torno ogni 5 secondi e non mi mandi mai a quel paese. Sei sempre lì con le braccia aperte. Sei fantastica. Ehi là! Vai, vediamo quali altri leggendari mi manderanno contro. Ormai vi ho inquadrati. No, semplicemente... un Pokémon di tipo drago che se non sto attento potrebbe shottarmi Remy. Però va bene. E infatti a Dragartigli! Grande, quanto sei bravo, dolce Remy, piccolo come sei. No, mi ha bruciato, porca miseria. Cioè, davvero, io mi sono affezionatissimo a te, ma proprio affezionato. Ma questa catturina ce la facciamo? Dai, su, fatemi prendere sto selvatico, cavolo. Non esce! Oh, dai, su, 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 su. Vabbè, ho capito. Gira la ruota, gira la ruota, questo Pokémon lo voglio catturare. Sì! No! No, il brutto colpo. Il brutto colpo ho dovuto fare.
Per una volta che la ruota decide di darmi una mano, i miei Pokémon devono sabotarmi, maledetti bastardi. Se vabbè, allenatori, mandatemeli altri due leggendari contro. Tranquilli, proprio tranquilli. Mi ha fatto pure addormentare, cioè, ma tu guarda sto grandissimo pezzo di me. E quindi sì, ti stavo dicendo, mi hanno addormentato il Pokémon, insomma, ma lo sai che sei gentilissima comunque. Ci siamo ripresi il teschio! Adesso sparisci! Adesso che siamo due contro due non fate più gli spavaldi, eh? Vabbè che Artemisio non penso sia il compagno ideale per una rissa. Avrebbe paura di spezzarsi un'unghia lui. Però è arrivata Aloe. E lei sì che la riporta la mascolinità all'interno del gruppo. Che poi Aloe aveva pure chiesto ad Artemisio di inseguire quelli del Team Plasma, ma lui ha detto no. Certo, Artemisio, non vorrei mica sudare, eh. Cioè, ti sei appena fatto la doccia, immagino, ti sei messo anche il profumo. E per noi direi che è arrivato il momento di abbandonare il bosco girando. Oh, sì! Oh sì, che bella vista! Mamma mia, adoro questa cosa. Quando l'ho vista la prima volta ho detto tipo oh wow, la next gen! Poi ho visto che comunque c'era ancora il fake 3D per i personaggi che sembra stia camminando sollevata da terra e ho detto vedevo dei modelli migliori nel Nintendo 64. Però i camion sotto sono fichi. Sono molto molto fichi. Comunque scherzi a parte ragazzi, per l'epoca era veramente una bellissima grafica questa. Avevo 15 anni, 16, quando sono uscito in oro e bianco, mamma mia. E nel frattempo siamo arrivati ad Austropoli, una delle città con la musica più bella di tutte, c'è un'atmosfera bellissima, non vorrei rovinarla per nulla al mondo se non con un... Togliti da lì! È stata una parte abbastanza faticosa questa, più che altro per il bosco girandola e quei membri del Team Plasma. Non voglio pensarci più, adesso vado a cercarmi un bel albergo in questa città e ci vediamo alla prossima.